ce la mettiamo tutta, nel senso che abbiamo la voglia di farlo, Gigi Falco ha la voglia di farlo, insomma si è rimesso in discussione, questa è una cosa molto molto importante, cioè nel senso che umilmente e pazientemente pensiamo di lavorare per il bene delle nostre comunità. Luigi Falco diventa leader, era già un leader prima, adesso diventa leader di questa comunità politica che appunto è l'Udeur Popolari per il Sud, ed è un fatto molto importante, molto positivo, che io personalmente saluto con grande soddisfazione, sia per la capacità di rappresentanza elettorale e sociale, sia anche per le capacità e le qualità di leader che Luigi ha senz'altro. Gigi Falco, ex sindaco di Caserta e da alcuni mesi il nuovo coordinatore provinciale dell'Uteur di Clemente Mastella, che stiamo vedendo nelle immagini il giorno della sua presentazione. Falco si è concesso alle nostre telecamere per la rubrica Le interviste di Italia News, che ogni volta riserva ad un personaggio politico e non. Con lui abbiamo affrontato temi nazionali e provinciali, di economia, di politica, di sanità e naturalmente abbiamo anche parlato di riassetti come la nuova geografia delle province che vede Caserta, come sappiamo, salva dalla mannaia del governo Monti e sulla quale ha esordito così. Mi piacerebbe dare una risposta in controtendenza, ma invece vale la pena di darla in assoluta tendenza come tutti quanti gli altri, credo. È opportuno che Caserta resti provincia. È opportuno perché abbiamo più problemi degli altri. Abbiamo già pagato rispetto a altre città d'Italia, altre province d'Italia. Non era giusto che un risparmio si facesse su questa nostra terra così martoriata, che avrebbe rischiato di perdere insieme a titolo di provincia probabilmente anche altre cose che nella normale amministrazione di oggi al concetto di provincia vengono legate, come comandi di carabinieri, guardia di finanza, polizia, questura, tribunali, perché le due cose possono andare in diversa maniera, non c'è necessità di chiudere gli uni e gli altri se fosse voluto meno la provincia, ma è meglio che tutto resti com'era, anche perché in questo modo la nostra identità o la nostra non identità nel tempo diventa programma certo di sviluppo per un territorio che ha diversità da Aversa a San Gregorio Matese, le sapete tutti. Che ne pensa invece del Molisannio? È una bellissima, un bellissimo concetto che per me è appassionato di qualche modo di storia dell'Alto Casertano, anche di storia recente, fa riferimento senza dubbio a momenti più culturali che non politici. Nessuno della nostra zona oggi fa riferimento al Molise, al più al Sannio, a Benevento, ancora molti considerano nell'Alto Casertano Benevento come un punto di riferimento più che non Caserta, ma di sicuro non Campobasso, non Isernia o Grafana. Allora voglio dire, è bella l'idea di unire le tre zone interne, Molise, Campania, Sannio, ma probabilmente non ha significato, se non di ricordo culturale. Ecco, siamo in un momento di crisi economica nel nostro paese. Secondo lei come ne usciamo? Crisi economica? Insomma, siamo in un momento di crisi. Il momento di crisi era atteso, in qualche modo preconizzato, in qualche modo studiato. Noi abbiamo avuto cattiva gestione politica, l'abbiamo avuta da molti anni e chi faceva politica, chi era attento alla politica, queste cose le sapeva bene. E voglio dire, il grido di dolore che qualcuno ha lanciato è servito soprattutto a farlo uscire dal coro, come è capitato a me per esempio, che sono stato in qualche modo messo in disparte o tentativi di mettermi in disparte continui, perché gridavo che il politico non può essere uno che fa dello spontaneismo aggregativo, deve essere un tecnico, deve essere una persona la quale comprenda un progetto e non che vada a risolvere un suo problema, perché non avendo nulla da fare lo va a fare alla provincia, alla regione, al comune o nei comuni. La provincia è in crisi perché è in crisi, la politica, perdon, è in crisi perché è in crisi la cultura della politica, perché in crisi il concetto di politica come autorità, di politica come servizio, autorità come servizio verso gli altri e come risposta alle esigenze
degli altri, non dei propri figli, dei propri nipoti, di se stesso, dei propri amici. Ecco, qual è secondo lei il concetto di politica? Cioè lei che interpretazione ci dà alla politica? Ma fondamentalmente quello che ho detto, cioè la politica è servizio. Diceva Paolo VI e ricordava San Paolo, la politica è la più alta forma di carità, vale a dire la carità significa partecipare alle con sofferenza qualche volta alle necessità degli altri per cercare di risolverle. La politica è servizio, è autorità che diventa servizio degli altri. Io domando, come se fossi io giornalista e tutti i miei ascoltatori, i vostri ascoltatori in questo momento, gli intervistati, ma c'è qualcuno che oggi ha dato dimostrazione nella nostra provincia, per non fare di tutto erba un fascio, prova di essere politico che dà risposte? Io sento molti parlamentari che si vantano di essere da 3 legislature al Parlamento o al Senato, basterebbe farvi una semplice domanda per farvi cadere nella trappola: mi dici che cosa hai prodotto per la comunità in questi anni, oltre che alzare la mano quando te lo diceva il potentuccio di turno? E allora questo è il vero senso della crisi politica, che è un po' generale, sistemica, nazionale, internazionale, ma che qua raggiunge il massimo delle negatività, perché si aggiungono le negatività locali, che sono tantissime sotto gli occhi di tutti, per cui basta. Secondo lei c'è disaffezione per la politica da parte dei giovani, ma è dovuto a che cosa in particolare? Non è che diciamo i veterani della politica non danno lo spazio sufficiente? Ma lei ha dato la domanda e anche la risposta, senza dubbio così. Io rido quando mi si dice c'è disaffezione per la politica, non c'è affatto, c'è disaffezione per la cattiva politica. Tant'è vero che appena è uscito fuori uno il quale non aveva scritto nell'armadio come Grillo, non aveva esperienze da comunicare ma solamente da protestare, ha totalizzato tutto il 20%. Grillo non è un antipolitico, è un politico di nuovo tipo, il quale non avendo nulla di cui vergognarsi si esibisce. E i giovani gli vanno attorno e fanno bene, come vanno attorno a chiunque dice un verbo nuovo, una parola nuova. Insomma, la disaffezione è per la cattiva gestione che si fa delle cose. La gente è stanca di sentir dire che il PDL intende rinnovarsi, e per rinnovarsi Berlusconi dice mi presento io. E per rinnovarsi a livello locale sono sempre i soliti noti. E per rinnovarsi non è cambiato nulla. Addirittura neanche la cattiva abitudine di dire senza fare. Lo faceva Berlusconi 15 anni fa, lo fanno adesso a Caserta, un congresso annunziato 20 volte, insomma, nessuno ne parla, è una vergogna. Questo disaffeziona la gente. Ma che ci sia tentativi di avvicinarsi alla buona politica? Beh, non so se posso fare dell'autoreferenzialismo semplice. Io non gestisco potere, non distribuisco per bende posti di lavoro ed altri, però ho capitalizzato nella mia città, candidandomi da solo contro destra e sinistra, il 10% e i consensi che i Popolari Udeur, il partito che io rappresento, stanno collezionando, aumentano il giorno di più. In due battute, proprio molto brevi, qual è la differenza tra un politico di oggi e un politico di ieri? Ma probabilmente il politico di ieri dava una pacca sulle spalle, ricordavo l'episodio di Giacinto Bosco a cui io diedi fiori 50 e più anni fa e a cui dissi benvenuto eccellenza, poi ho domandato che vuol dire eccellenza e lui rispose eccellenza è un signore che vuol bene a te e gli altri bambini e a tutte le persone che sono qua oggi ad ascoltarci. Probabilmente quello poteva bastare 55 anni fa, poi si costruiva l'edificio scolastico quando era ministro della cultura o l'edificio postale quando era ministro delle poste, bastava. Mi ricordo il leitmotiv luce, acqua e strade di campagna. Adesso la gente vuole dalla politica una serie di risposte che la politica deve imparare a dare. Il politico di oggi deve essere eclettico, deve essere tecnico o sapersi servire di tecnici, perché le risposte che deve dare spesso sono risposte da internet. Basta, come dire, hanno la velocità della luce, ma soprattutto hanno la globalità di un'interlocuzione così ampia per cui una persona, se non si crea intorno un contesto, non riesce a darla.
Lei è cattolico. Secondo lei la crisi che sta attraversando la Chiesa è dovuta un po' anche al fatto che entra spesso in politica e quindi la gente si disaffeziona un po'? Io sono un cattolico e ho studiato dei preti per tutta la mia vita di giovane, fino a 18 anni, come me e i miei figli. Questo però non mi dà la patente di essere un esperto del mondo cattolico, che è cosa complicata e difficile. Ovviamente ho delle mie valutazioni da proporre, ma lo faccio con garbo, sottovoce, senza pretendere di dire Vangelo. Io credo che non sia la politica la colpa della Chiesa, ma sia qualche volta, come loro stessi ammettono, come i notabili della Chiesa ammettono, siano i cattivi testimoni, perché inevitabilmente la gente si sente sconcertata quando un rappresentante del mondo ecclesiastico che si interessa di pastorale giovanile viene poi messo in galera perché insidiava una tredicenne. Queste cose, altro che fare quello che il prete dice, non fare quello che il prete fa, allontanano la gente. Ma questo è un piccolo problema e un grosso problema. La Chiesa deve ripresentarsi con un volto nuovo in una società nuova che si è trasformata e spesso loro non se ne accorgono e aggiungono un po' più lentamente. Ma questo con la fede non c'è nulla a che vedere, perché non si perde per questo la fede. Governo Monti, lei non crede che abbia infierito un po' troppo con i piccoli e magari ha dato un po' di vantaggio ai più grandi? Faccio esempio delle banche. Ma insomma, questo si sente dire, ma se poi lei invitasse un economista a spiegare questo concetto tangibilmente, vedrebbe che non è vero. Tutto sommato, insomma, chi raschia il barile, Monti sta raschiando il barile, è cattivo. Tant'è che tutti d'accordo, la cosa non so come non sembra ridicola agli intervistatori, ai giornalisti e alla gente. Bersani, Berlusconi, Casini, che non si sono mai neanche guardati con affetto. Adesso tutti insieme, affezionatamente, a difendere un unico governo. Perché? Perché quello fa il famoso lavoro sporco che nei film si prende quello della CIA, gli si mette una pistola, ma dico vabbè, ci ammazza, però se poi ti scoprono dici che non siamo stati noi a mandarti. E Monti è il killer della CIA, sta facendo il lavoro sporco per conto degli altri, i quali, recitando scene politiche diverse, stanno lì, poi fra poco gli tolgono l'ossigeno, e perché non possono rimanere senza potere, senza gestione, rientrano in campo dicendo ma non siamo stati noi, è stato Monti. Tanto gli italiani, parliamoci chiaro, spesso noi ci distraiamo e facciamo finta di essere un po' più fessi di quello che siamo. Ci siamo dimenticati il milione di posti di lavoro, ci siamo dimenticati il ponte sullo stretto di Messina, ci siamo dimenticati non bisogna mettere le mani nelle tasche degli italiani, ci siamo dimenticati la riforma giudiziaria, ci siamo dimenticati e conserviamo ancora una parvenza di consenso ad un partito che ha deluso su tutti gli aspetti. E allora il rischio è che se gli italiani continuano a essere distratti, ritorneranno in campo i soliti noti, si distrarranno di nuovo gli italiani che non sapranno chi votare, e a parte i fenomeni del grillismo ed altri, c'è il rischio che a volte ritornano. Senta, tanto per ritornare a casa nostra e senza fare nomi, il presidente della provincia Zinzi, che è un deputato, a Roma vota a favore dei tagli, poi invece si inventa il consorzio ATO per la gestione delle acque. Cosa ne pensa? Non crede che sia un controsenso questo? No, ovviamente anche in questo caso so che la risposta scontata sarebbe dagli Zinzi e al partito UDC, che, con cui sono i rapporti, ma non in fidanzamento. Io credo invece che abbia fatto bene, perché ATO è una cosa importante, la gestione dell'acqua, soprattutto nell'Alto Casertano, va verso il Napoletano, è una cosa importante, fondamentale. Non si risparmiano le spese di un comune spegnendo la luce nella stanza del sindaco. Questo è della donnetta che pensa di risolvere il problema della propria economia con 2 euro in meno di corrente elettrica. Non si risparmiano i costi di una comunità non creando un consorzio ATO. Sono ben altri tagli da fare, tutti li sappiamo, sono i tagli del cattivo costume di chi gestisce la cosa pubblica,
della cattiva affezione a ciò che è di tutti. Quando noi ci lamentiamo dell'inquinamento sembra che nascano buste di plastica nel nostro terreno, le buttiamo noi. Quando noi ci lamentiamo del disordine pubblico è come se qua la gente nascesse malata geneticamente di delinquenza, siamo noi che favoriamo queste cose. E credo che si sia fatto bene, ATO è una cosa che va fatta e va gestita bene la nostra acqua. Lei è un primario ospedaliero, parliamo di sanità naturalmente. Due cose che farebbe per cercare di sollevare le sorti di questo settore così importante, ma anche così fortemente in crisi? Fare in modo che la sanità venga gestita da medici e non da politici, però più stupidi e distratti, così come la magistratura viene gestita da magistrati e così via in tutti i settori che vogliono dare risposte efficienze. Sicché a capo della sanità c'è un mamma santissimo che si chiama direttore generale, padrone di vita e di morte, nominato da un politico, il quale risponde a quel politico, per cui tutto ciò che è giusto lo sanno tutti gli operatori, ma è lettera morta, rimane là, è giusto, ma non serve. Serve essere amici, parenti, votanti, aficionados del consigliere Ugolo di turno. Tenga presente che io ho fatto il sindaco della città capoluogo, quindi avevo gestione di fatto nella sanità sia dell'azienda ospedaliera sia del mio territorio. Io sfido chiunque a venirmi a dire se ho raccomandato qualcuno, se non segnalando i meritevoli perché avessero i posti giusti. La sanità è il posto dove uno Stato, noi, i cittadini, si giocano la vita. Se troverete al posto giusto la persona sbagliata, rischiate di metterci le penne, di rimetterci le penne. Di conseguenza battagliamo tutti perché il politico stia fuori dalla gestione della sanità. Lei da un po' di mesi è il segretario provinciale dell'Udeur, perché questa scelta? Beh, in effetti l'ho detto, è una scelta di buona politica. L'Udeur è un partito europeo, abbiamo rappresentanti in Europa, popolare, centrista, chi più di noi vecchi democratici cristiani ci possiamo dire centristi, riformista, onesto, questo è importante. Quando noi abbiamo avuto dei momenti di negatività, bene, io non c'ero nel partito, ma chi c'era? Clemente Mastella, il leader nazionale, ha epurato tranquillamente le persone non degne, ha dimezzato il partito, però ho fatto un partito di persone serie che credono nella mission della politica nuova. Il Popolare Udeur è un po' come il movimento di Grillo con un credo politico già bello stampato e diffuso. È l'antipolitica rispetto alla politica del disinteresse dei problemi degli altri, del malcostume, della superficialità, di quello che vedete. Che partito ho trovato dal punto di vista organizzativo invece? Ho trovato il mio amico Fabio Sgueglia che mi ha presentato altre poche persone per bene come lui e poi un partito disgregato perché ovviamente abbandonato dal suo segretario provinciale era stato di fatto dissolto, per cui ci siamo rimboccati le maniche, le spalle sono larghe e forti e lo stiamo ricostruendo, ci siamo riusciti e ci meravigliamo noi stessi del consenso che stiamo avendo nell'Alto Casertano, come nell'Aversano, come nella zona capuana, come a Sessa, perché le persone le quali cominciano a chiedere al politico che si presenta ma tu chi sei e che cosa hai fatto, ringraziando Dio, quando parlano di Luigi Falco e se lo ricordano nel ruolo di sindaco di Caserta, che aveva cambiato la città, che aveva in 9 anni dato un senso a questa nostra gente, Caserta, ma anche un territorio più ampio, non possono dire che eravamo i politici dell'ultima ora un po' raffazzonati. Un voto da 1 a 10 al sindaco di Caserta? Lo conosco troppo bene per dare un voto, come dire, solamente tecnico, darei un voto personale e di rapporti passati, non sarebbe giusto. Comunque purtroppo al posto mio ci ha pensato la statistica pubblicata come al solito da Sole 24 ore e appena un anno dopo la sua elezione con 51%
è stato purtroppo dagli ultimi 10 in classifica nazionale come consenso. Questo mi dispiace non per lui, di cui sono stato avversario, ma in passato amico e anche più, ma mi dispiace per la mia città. Per concludere, un'ultima domanda. Che cosa farà da grande Falco? Continuerà con energia a servire un'idea che è quello che può migliorare il nostro territorio e può migliorare cominciando realmente a guardare i bisogni degli altri, non i propri. Sono contento di poter dire che non mi sono mai servito della politica né per me né per i miei figli né per le persone della mia famiglia, e l'impegno che io assumo con gli altri è quello di continuare in questa sorta di purezza ideologica che spesso è perdente, però in qualche modo promette agli altri quello che può dare, cioè realtà, serietà e impegno.